Buongiorno a tutti, sono Stella Boso di Trading Library. Vi ringrazio per essere con noi in questo webinar dove si parlerà di didattica applicata ai volumi con la piattaforma Volcharts. Vi chiedo la cortesia di dirmi se adesso vedete tutto, sentite la mia voce, perfetto, grazie mille. Con noi abbiamo Salvatore Scarano e Fabio Michettoni. E saranno loro a guidarci in questo webinar. Abbiamo preparato per voi un piano didattico dedicato proprio all'high frequency trading, quindi a questo nuovo modo anche di vedere questi mercati. Io vi lascio subito perché cedo la parola a Fabio Michettoni e vi auguro buon webinar. Grazie a tutti. Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti, bentornati per chi diciamo, è qui per la seconda volta consecutivamente ad ascoltarci. Allora, sì, abbiamo preparato, stiamo preparando, delineando, pianificando un piano didattico finalizzato a scoprire il mercato secondo le nuove tecnologie che hanno, come possiamo dire, fissato dei nuovi paradigmi operativi. Ovviamente però il contesto resta sempre quello, sui mercati si compra e si vende, quel che cambia magari è il supporto tecnologico e il fatto di accorciare la fase tempo su tutti i mercati. Li avvicina proprio strutturalmente anche in termini di intermarket. Quindi oggi è possibile, almeno i grossi operatori operano secondo queste metodologie, operare appunto simultaneamente in high frequency trading su tutti i mercati strettamente legati, diciamo, fra loro. Ovviamente però per comprendere questi meccanismi è necessario partire dalla base e sapere come funzionano i mercati e come lavorano i mercati. In effetti è stato scelto un titolo per questo webinar, Come stanno lavorando i mercati, non a caso, in forza del precedente, quando abbiamo dato una chiave di lettura ai mercati impazziti. Quindi ci si deve avvicinare per gradi a queste nuove conoscenze, quello dell'high frequency trading, dell'ultra high frequency trading, o a capire cosa siano i petaflop, che sono dei benchmark della matematica computazionale asservita ai mercati finanziari. Quindi si lavora con milioni di miliardi di operazioni al secondo, come sono diciamo, i grandi server di modellazione matematica fino al nanosecondo per diciamo, dimensionare la velocità di esecuzione delle operazioni messe a mercato. Cerchiamo di partire però da cose un po' più meno sofisticate per dare delle chiavi di lettura. Quindi, come stanno lavorando i mercati? In un mese e mezzo, sempre traendo spunto da quello che è stato detto la volta scorsa, i mercati hanno letteralmente distrutto i portafogli che gli investitori avevano faticosamente messo in piedi in anni di lavoro. Figuriamoci i trader di primo pelo, no? Ma aggiungo io anche quelli con qualche anno di esperienza, che film hanno vissuto in quest'ultimo mese e mezzo. Lo shock, preoccupazione, disperazione per certi che hanno subito immobili questo ribasso. Fatto sta che ci arrivano domande sempre più frequenti, che sono quelle ormai che vanno di moda: cosa faranno i mercati? Quindi sono queste le domande che vengono sempre poste, diciamo, ex post, perché non si è stati pronti a capire le origini, accogliere quei segnali premonitori ignorati dalla maggior parte degli investitori che solitamente affrontano i mercati inconsapevolmente, coloro che non ragionano
e questo va fatto obbligatoriamente sulle grandi tendenze secolari e vivendo semplicemente il presente offerto dai mercati, senza trovare il gancio dello scenario evolutivo, cioè dove ci porta questo movimento, andare a leggere oltre quel che sta accadendo, no? E lasciarsi impressionare. Apro una piccola parentesi. La difficoltà nella gestione di queste fasi non risiede nella violenza con cui i mercati vengono travolti, no? Ma risiedono nella incapacità ad affrontare, ma non perché non si è in grado di farlo, perché non si è mai vissuta. Allora, tanti trader che non hanno vissuto il 2008 o non hanno vissuto il 2000, io ho vissuto anche il 1990, no? Non sono riusciti a mappare il comportamento. Quindi se uno affronta una crisi precedentemente, quando gli si ripropone, è in grado quantomeno di apportare dei comportamenti operativi di un certo tipo. Quindi riprendendo, diciamo, il discorso, ci stanno arrivando mail sempre più copiose che chiedono informazioni sui mercati americani, mercati europei, per scoprire cosa stanno suggerendo i nostri sistemi, i nostri modelli, no? Quindi oggi, al di là di scendere nel merito pratico del trading volumetrico, che faremo sicuramente per dare un senso poi a tutto questo che andiamo dicendo, cercheremo di fare insieme a voi il punto della situazione e quello che potrà essere da qua in avanti lo sviluppo della cosa, no? Quindi va fatto questo discorso, sempre affiancandolo al trading, per evitare di scivolare in un mercato paludoso. E cosa più importante, nostra preoccupazione da sempre, gestire il rischio delle nostre posizioni, cercando anche di intercettare, ma questa è la prerogativa, diciamo, di chi adotta il trading di posizione, non chi fa l'intraday, dei segnali che arrivano da altrove. E mi riferisco ad osservare l'intermarket e come deve essere fatta. Questo sarà uno dei prossimi argomenti, no, nei webinar che stiamo pianificando. Quindi fare una sintesi di come stanno lavorando i mercati adesso. Allora, cerchiamo di partire da un punto. Questo evento è diverso, no, dagli eventi di mercato occorsi con le dot-com nel 2000 o post Lehman nel 2008. Per esperienza personale, cioè, diciamo, dentro quegli eventi c'erano delle cose diverse rispetto a quello che si sta verificando oggi, perché erano in qualche modo degli eventi localizzati che hanno sconvolto un pezzo o una porzione dell'economia globale. Il 2008 è stato più grande dell'evento del 2000, ma la localizzazione dell'evento presentava ancora una somiglianza rispetto a quella che c'era stata, che forniva un processo di recupero moderatamente rapido, come poi è stato, perché erano dentro il sistema. L'impatto coronavirus è leggermente diverso dagli eventi che, diciamo, abbiamo detto adesso, che sono considerati degli eventi di arresto, cioè una sintonia raggiunta con il mercato, un livello di confidenza talmente elevato con il mercato si interrompe bruscamente. Questo è considerato evento di arresto e nel corso della vita nostra generazionale si presentano 2-3 volte. Allora contiamo quante ce ne sono state di queste e proviamo a capire verso dove stiamo andando, quindi come stanno lavorando i mercati in questa fase. Questa pandemia coronavirus, no? Che si tradurrà probabilmente, quasi certamente, stanno già emergendo dei valori in una contrazione economica molto più ampia, e quello che c'è da considerare sono i processi di danni collaterali durante la transizione, perché sono tutte delle fasi di transizione scomposte che si vivono in tutto il mondo. Attualmente stiamo cercando di osservare i primi segni di questi danni collaterali per determinare
se si verificherà un più ampio crollo del mercato. Fino a qui è stata un'avvisaglia, un avvertimento. In questo momento, ecco perché bisogna rinunciare a vivere il presente e guardare un po' più in là, oltre l'orizzonte, dobbiamo cercare di capire per prepararci che ciò che è sconosciuto oggi potrebbe accadere anche più in là. Adesso dirò un paio di cose relative al ciclo generazionale, vanno dette, perché il motivo per cui stiamo mettendo in piedi questo ragionamento è perché sensibili noi di Volcharts a questo e di Trading Library per divulgarle, perché vogliamo sottolineare chiaramente le aspettative future. Allora, il ciclo generazionale a più lungo termine dura circa 85 anni. È la teoria evolutiva dei mercati finanziari. In genere va capito che ciò che è stato appreso in un sottociclo di 20 anni è dimenticato nel successivo, quindi molti degli stessi errori vengono sempre commessi. All'interno di questi super cicli, li dico molto velocemente perché sennò dovremmo dedicare tutto il webinar a questo, all'interno di questi super cicli, e vi prego, verso i quali tutti noi dobbiamo fare un grande sforzo di comprensione, e per tutti intendo quelli che come noi appunto vivono il mercato tutti i giorni, si svolgono cicli di mercato più piccoli, in genere 8 anni e mezzo, 9. Questo evidenzia la natura, diciamo, frattale, ripetitiva, per non scendere proprio in dimensione di scala fino alla microstruttura, perché si ripete tutto su fasi più ampie, no? Sta appunto a definire la natura ciclica del mercato. Ok? Questo è fondamentale da comprendere. Dei segnali premonitori c'erano stati nel 2018, si sono rivelati in tutta la loro violenza in quest'ultima fase, proprio per l'impatto della coronavirus. Cioè, ma questo qui perché? Perché ha messo in crisi tutto un sistema. È fondamentale, diciamo, sottolineare questi valori, questi parametri. Sono delle preoccupazioni che il mercato esprime in una logica di lungo termine. Allora, se come i cicli ci suggeriscono, non sto facendo analisi cicli, che è una cosa diversa, sto parlando proprio di cicli dell'economia, siamo entrati in una fase di crisi per andare a scoprirne una positiva di nuova, allora siamo nel bel mezzo, e questo è stato devastante, la risposta dei mercati è stata devastante, perché l'impatto del coronavirus si è posto proprio in mezzo, è stata una fase di transizione tecnica, come amo definirla io, no? Siamo nella fase che può essere molto distruttiva per i mercati nel loro insieme. Siamo entrati, mi viene in mente, come diceva Gann, anche se io, cioè, che non lo uso, in un periodo di massima vibrazione. Allora, questi super cicli e la più ampia questione del danno collaterale sono riflessioni che ci portano a credere che i mercati possano continuare in questa fase di discesa, e puntando verso livelli di prezzo molto più profondi prima di trovare un fondo, scusate il termine, ripetuto, su cui riaccumulare. Logica che i volumi ci hanno già fatto apprezzare dal 24 di febbraio, con i parametri che noi tendiamo a far emergere come il dominio del bid rispetto all'ask, piuttosto che il grado di coagulo volumetrico, ci stava già lanciando dei segnali molto molto chiari, molto molto, diciamo, evidenti. Quindi anche se le banche centrali stanno facendo tutto il possibile per evitare un collasso economico causa coronavirus, crediamo che molte persone, partecipanti al mercato e osservatori che guardano più il presente, abbiano dimenticato che questi cicli di mercato molto più lunghi
siano appunto in una fase di transizione tecnica e hanno voltato al ribasso. Quindi un livello inferiore, più profondo rispetto agli attuali è proponibile prima di poter sposare nuovamente, insomma, per andare a mercato in consapevolezza va comunque fatto, ipotesi ribassiste non prima di 5 anni. Allora, se noi esploriamo il grafico dell'S&P 500, no, che è il campanaccio da seguire, quello che tutti guardano, ci sono degli obiettivi chiave di prezzo attrattivi verso cui i volumi spingeranno, individuabili attorno a 1900, 1850, 1900. Sono dei livelli proponibili proprio perché in precedenza si sono lavorati moltissimo a livello volumetrico. Quindi questa fase non ha fatto altro che mettere in discussione tutto il lavoro fatto da quel punto in avanti. E si vede benissimo come i volumi, arrivando a ondate, stiano tentando di frantumare i supporti che per ora hanno tenuto, 2002, 2003, e come ce ne siano di ulteriormente attrattivi posti sul livello più basso. E lo stesso può essere detto anche, e se fate una convergenza analisi giornaliera, analisi settimanale, analisi mensile, va tutto là, 1800-1900 di S&P 500, stessa struttura che viene esplicitata anche da Nasdaq. Quindi ci sono dei livelli ancora distanti dagli attuali, per cui è corretto ritenere che possano attrarre i prezzi spinti dai volumi in tempi ragionevolmente brevi, perché comunque poi le crisi tendono a consumarsi proprio per architettura dei mercati, per cui gli enti regolatori tendono a metterci sempre una pezza nel minor tempo possibile, tendono poi a rispondere positivamente in tempi molto brevi, relativamente brevi, perché poi bisogna anche considerare i tempi fisiologici espressi dal mercato. Quindi è fondamentale capire come stanno lavorando i mercati. Siamo in un work in progress che tende a andare a scoprire nuovi livelli da cui ripartire. E poi voglio dire un sottolineare, no? Quelli che sono, che poi spiega il perché, diciamo, i mercati implodono, che è quello dei danni collaterali. Il perché, no? I mercati crollano, titoli crollano più di altri, altri tengono botta, ma comunque mediamente scende tutto, e il danno collaterale lo possiamo spiegare molto bene così, no? Se proviamo a pensare alle aziende tecnologiche e al loro sostegno finanziario, no? Aziende come Twitter, Uber, ce ne sono decine, no? Con un flusso di cassa annuale negativo. Queste dipendono sempre dalla spesa di denaro che non possono guadagnare per rimanere in attività. Quindi proprio è la nemesi perfetta quello che si sta creando per queste società in questa cappa da coronavirus. Se questa riserva di denaro svanisce, che succede? Allora, questo processo di sgretolamento dei livelli di mercato per arrivare ai minimi può presentarsi in molte forme, quindi strutture semplici piuttosto che scomposte, piuttosto che articolate e complesse, ma comunque gli obiettivi sono lì, e noi dobbiamo essere, capendo questa logica, pronti e preparati ad intercettarli. Ecco, questa è la diciamo chiave di lettura per capire come stanno lavorando i mercati, qual è il messaggio che ci stanno dando. Stanno andando a scoprire
nuovi livelli da cui, se correttamente valutati, è possibile ripartire. Poi saranno i dati che arriveranno, perché comunque i mercati sono iperinformati, a definire la perfetta sovrapposizione tra le attese e quel che invece accade veramente. E il nostro compito è quello di correggere questi tracking error, no? Queste deviazioni dall'errore di valutazione, che l'errore di valutazione può essere positivo o negativo, per eccesso o per difetto. Chiudo con una citazione di Soros, ma il Soros intelligente, il Soros di l'alchimia della finanza. Adesso il cervello ogni tanto gli bolle e non esprime più delle idee centrate. È quello che lui spiegava molto bene con la teoria della riflessività, che i mercati tendono sempre a estremizzare dei concetti, quindi sbagliano per definizione sia in eccesso che per difetto. Quindi lo vedremo dalla risposta in reazione al ribasso che ci sarà, fin quando sono disposti a sbagliarsi piuttosto che no. Ecco, io adesso lascio la parola a Salvatore, che ci introduce su questo S&P 500, che secondo noi sta mettendo i tasselli, sta costruendo un nuovo livello da cui ripartire verso il basso. Questa è diciamo lo scenario di fondo, oppure caricare per andare a distribuire su livelli superiori e poi ripuntare al ribasso, proprio come stavo dicendo prima, questa diciamo diversità di processo, no? Con cui un mercato può esprimere la sua logica di puntare in una direzione, e vedremo quello che succederà. Grazie e lascio la parola a Salvatore. Grazie Fabio. Buongiorno a tutti. Io parto sempre con il ringraziare chi ci sta dando questa possibilità, una possibilità, a mio avviso, che ci mette nella condizione di esprimere ciò che noi sappiamo, ciò che noi vediamo, ciò che noi respiriamo tutti i giorni. Siamo tutti i giorni davanti agli schermi, osserviamo il mercato, quindi io ti ringrazio enormemente Stella, e ringrazio Simone per il lavoro che fate anche di organizzazione, perché dietro un webinar magari uno può pensare, ovviamente un webinar strutturato, va preparato, molte call precedenti, molti argomenti da trattare, ce ne sono tantissimi, quindi anche la scelta dell'argomento da trattare non è mai facile da parte nostra, perché il pubblico è esigente in un momento del genere. Però insomma la Trading Library ci sta dando atto che effettivamente riesce sempre ad andare a target di quello che poi voi desiderate. L'analisi volumetrica negli ultimi anni, non so se corrisponde al fatto che noi comunque stiamo divulgando tanto, anche come oggi gratuitamente, quindi lo facciamo con enorme piacere, anche esprimere la propria idea tante volte non è neanche facile, e quindi questi network come Trading Library, che chi non ha mai comprato un libro Trading Library, ce l'abbiamo tutti nella nostra libreria, quindi anche la Trading Library ci ha messo nella condizione di evolverci. Prima Fabio parlava di Soros, ma parlava dei mercati, diciamo, dell'intermarket. Ci sono molti libri che io consiglio anche di comprarli, perché vi mette nella condizione proprio in questi momenti di non perdere quello che è la bussola a livello macro, perché Fabio Michetoni, diciamo, sta raccogliendo un po' quella che è l'idea di macro finanza. Ma insomma mi trova abbastanza d'accordo, un mercato che è comunque cresciuto tantissimo negli ultimi 10 anni, 11 anni, abbiamo visto quello che accadde ai tempi, ho iniziato nel 99, quindi nel 2001, successivamente 2007-2008, successivamente nel 2011 velocemente, 2010-2011 sulla crisi, tra virgolette, crisi italiana, e oggi assistiamo a quello che effettivamente è uno delle
qualcuno ha detto ritracciamento, per me è un bel ribasso, perché il mercato ha stornato parecchio, e uno dei più grandi ribassi, l'ultimo che ricordavamo era forse risaliva agli anni 80, 87, 88, 87, insomma. E quindi questo coronavirus effettivamente ha immesso sul mercato un po' di, tra virgolette, tristezza, oltre che ribasso sul mercato. Chi parla di soldi bruciati secondo me fa un grande errore, perché dovrebbe anche parlare di soldi guadagnati, e quindi ritengo che la borsa e i mercati finanziari in genere effettivamente si guadagnano e si bruciano, o meglio li fa bruciare in magari meno tempo, perché comunque quando si scende molto più velocemente che le salite invece, che come abbiamo visto sono durati 10 anni, cioè nello scendere il mercato anche del 30% ci ha messo un attimo, nel salire piano piano è arrivato agli anni 2020. E il mercato di febbraio ha decretato un po' quello che è stato questo ribasso. Ricordiamo forse dei numeri sui mercati americani, sui massimi storici, esattamente tra il 19, il 20 e il 21 febbraio. E queste sono date che noi dobbiamo andare ad analizzare, a studiare, a capire. Quindi il fatto che Fabio abbia inserito un tema così importante, io lo ringrazio anche a nome vostro, perché comunque portare la propria esperienza di questi anni non è mai cosa facile. Entrando invece nel merito del mercato, noi abbiamo sempre parlato dell'algoritmi trading, delle high frequency, siamo stati anche un po', alcune volte un po' noiosi, perché dovevamo proprio entrare nei temi, quelli che appassionavano poi qualcuno di voi. È un mercato, ripeto, ancora che è in crescita. Non ci sono molte informazioni, noi ne abbiamo tante, abbiamo adesso collaborato anche con una stesura di una tesi che è stata presentata a Luis Guido Carli proprio il 7 aprile, abbiamo contribuito, ne stiamo contribuendo per un'altra tesi che verrà presentata sempre in un'altra università. Abbiamo diverse collaborazioni da questo punto di vista, perché vedete, il mercato viene formato ormai, come abbiamo sempre detto, da macchine. Consideriamo che ormai il 70-80%, questa è un po' una romanzina o comunque una frase degli ultimi anni, sostanzialmente c'è questo 70-80% del mercato che però è invisible, cioè non c'è la possibilità effettivamente di osservarlo se non attraverso, per esempio, indicatori come noi abbiamo messo a segno i nostri indicatori sono la pressure, che è quella che vedete con il colore rosso, la speed, che è quella con il colore azzurro, poi abbiamo, come ho fatto vedere prima, il verde sulle volume bars, che è l'APS, e l'APS ovviamente sempre si comportano, sono tutti diciamo indicatori di volume. Non riteniamo che gli indicatori, rispettando chi li usa ovviamente, perché se li usa e guadagna, per me va benissimo, cioè l'obiettivo qui è cercare di formare delle persone creando ovviamente un certo tipo di come possiamo definirlo, atteggiamento propositivo da questo punto di vista, ma noi utilizziamo esclusivamente indicatori di volume. E poi infine, adesso l'ultimo, che è il nostro ovviamente ultimo indicatore di nuova generazione, è la nostra trust, che è quella col colore giallo. Che cosa sono questi indicatori? Che cosa indicano questi colori, se vogliamo? Indicano la volontà. Io ho sempre parlato di volontà immesse sul mercato. Il volume, abbiamo sempre detto, esiste da moltissimi anni, non esiste da 10 anni. Pensate, i primi a utilizzare i volumi sostanzialmente furono i runners degli anni 900, perché portavano, diciamo, queste informazioni, no? Per esempio mi viene in mente
la nascita dello stock ticker, io ne ho parlato forse in qualche webinar, e dove c'era già la presenza del volume. Il volume è quello che fa nascere il trade. Questa non è presunzione, ma è semplicemente un dato di fatto. Se io analizzo uno strumento finanziario che è il DAX e vado a utilizzare in questo momento, vedo che c'è molto bid al mercato e rompe le lettere, ovviamente è rialzista. Per quale motivo? Per il semplice motivo che sopra avevamo 430 come livello da battere. Abbiamo sempre detto che i primi tocchi sono sempre quelli che vanno a toccare, a visualizzare. Le macchine visualizzano in quanto a bordo hanno già l'informazione che serve. Questa era un'area di resistenza, l'ho segnalata all'inizio. Qui vedete c'è un vuoto volumetrico. Cosa vuol dire? Vuol dire che sono arrivati al primo tocco, non a caso. Hanno visualizzato che cosa c'è sopra, non a caso. Dopodiché creano le condizioni per rompere, diciamo, questo livello. Ok? Visualizzano perché sopra non abbiamo flussi importanti che possono fermare una salita, in questo caso del DAX, quindi per noi questo è un livello long, la nostra operatività a rialzo, proprio su questi livelli, in quanto su questi livelli, come vedete, il mercato inizia a immettere flow rialzista, noi l'abbiamo anticipato questo messaggio. Perché l'abbiamo anticipato? Perché andiamo a leggere quello che è la volontà, vedete? Questo sostanzialmente per noi è la volontà. Queste sono forze in campo. Le macchine, abbiamo detto, hanno già a bordo questi numeri. Perché vedete, la volontà viene espressa da una macchina, viene letta da una macchina e il movimento viene fatto a sua volta da una macchina. Guardate quanto ci mette a rompere questo livello, come vanno effettivamente a leggere dopo il primo tocco e uno storno, ritornano praticamente sul livello, però non effettuano 430. Non effettuano 430, ma effettuano 429 e sul successivo effettuano 428,50. Ma noi abbiamo detto 430. Da 430 in su. Il movimento rialzista, ovviamente, quando noi parliamo e di queste informazioni, non intendiamo dire che il DAX da 417 arriverà a 800, ma lavoriamo su logiche in intraday. Noi abbiamo sempre parlato di logiche legate, soprattutto con indicazioni di questo tipo, su il DAX dai 5 punti ai 15 punti. In questo momento i 5-7 punti diventa un po' più difficile perché effettivamente c'è molta volatilità, no? Considerate i range, considerate quant'era ieri il DAX e a quanto è finito praticamente nelle prime ore di questa mattina, c'è 165, no? Parliamo di 400 punti. Da due giorni fa addirittura ne sono 700, no? Quindi sono veramente dei movimenti che a nostro avviso sono interessanti da cogliere, ma sono movimenti dove sullo scalping o comunque sul trading in intraday diventano difficili le dinamiche di 5 punti, ma solo in questo momento. Sono diminuiti il numero dei contratti, o meglio delle frequenze dei contratti immessi sul mercato, e quindi questo comporta di conseguenza una sorta di rimappatura del mercato stesso. Però abbiamo detto che il mercato è formato da una volontà. Le volontà esistono ovviamente da tantissimi anni. Come dicevo prima, nello stock ticker c'era lo stock, quindi il nome dell'azione, il prezzo, perché il prezzo è una base fondamentale, prezzo, tempo e volume, diciamo che conclude, no? Definisce meglio il quadro informativo. E poi avevamo il volume, quindi il nome dell'azione, il prezzo dell'azione, la quantità scambiata dell'azione. E non è cosa da poco. Perché se io voglio rompere un determinato livello o voglio ottenere un determinato livello, e non possiamo dire che queste non sono macchine, perché sono talmente precise su determinati livelli pre-vuoto volumetrico, che effettivamente hanno uno scarto forse di mezzo punto, un punto. Però è importante la quantità scambiata. Cioè, cosa bisogna fare quando
si legge o quando si applica questo tipo di disciplina sui mercati. Bisogna andare a leggere all'interno del flusso, quindi del flow. Qualcuno ci chiede se abbiamo l'order flow. Sì, l'order flow è un termine inglese. Noi però il flusso degli ordini ce l'abbiamo. E non solo ce l'abbiamo attraverso la visualizzazione dell'order flow classico, ormai protocollato da tutte le piattaforme. Ce l'abbiamo anche sul book, perché un ordine dei book, qualcuno dice se abbiamo i 20 livelli, 25 livelli, 30 livelli, qualcuno vede anche 15 livelli di book. Io dico che è fortunato, perché personalmente mi attengo a quello che la disciplina dei book è quella di osservare magari il primo e il secondo livello, tra l'altro garantiti, ma qui entriamo un po' nei tecnicismi, in America dall'NBBO, qui dal Price Improvement, ma il concetto è che il primo e il secondo livello, via, sono ormai garantiti dal mercato, ovviamente emittente, e dai successivi broker. Ci aggiungo anche il terzo, ma perché sono ottimista. Ma dal terzo livello in su sono solo numeri che non servono a nulla. Per esempio l'algoritmi trading, questo ce l'ha insegnato, l'abbiamo studiato. Lo diciamo perché non solo l'abbiamo studiato, l'abbiamo visto. Io ho avuto la fortuna di vedere queste macchine girare e onestamente vengono applicate a determinati meccanismi sopra il terzo, il quinto, il sesto e il decimo livello, viene applicato un meccanismo addirittura di layering, no? Cioè vengono inseriti degli algoritmi che inseriscono, cancellano, velocemente, ma questo comportamento, questo inserimento e cancellazione continua induce la macchina avversaria a leggere questa informazione e il trader tradizionale del retail, che io oggettivamente non faccio differenza tra un trader da casa e un trader istituzionale se non per il numero dei contratti che viene espresso sul mercato. Quindi vedete ancora una volta la volontà e la quantità fa la differenza. Però io in questo momento, come penso tanti miei colleghi, siamo impegnati sui mercati con le quantità ovviamente che ci dà il risk manager ogni mattina, inseriamo rischio al mercato. Quindi la quantità fa la differenza. Però vedere più livelli del book sopra il secondo e il terzo livello, secondo me non ha veramente senso. Dico secondo e terzo perché la velocità delle macchine, di esecuzione delle macchine oggi ci comporta visivamente a non avere neanche nemmeno più la velocità, no? Di intraprendere, immettere una decisione sul book. Quindi noi l'order flow ce l'abbiamo, ma non solo abbiamo l'order flow. Andando avanti c'è un altro elemento aggiuntivo, abbiamo il sottobosco del book, perché tutti quelli che hanno una piattaforma vedono questo, che è il book. Noi abbiamo anche quello che c'è sotto il book. Perché dico questo? Perché è importante dare il messaggio che l'analisi volumetrica, perché qualcuno ci chiede, ma avete delle barre 30 minuti? Perché nelle alcune piattaforme non esiste neanche l'istogramma 30 minuti. Noi diciamo, guarda, che se analizzi e applichi questa disciplina ai mercati, analizzi l'analisi volumetrica, non avere il secondo o il micro millisecondo fino al mensile non ha senso, no? Perché 30 minuti e non 29, o 25, o 26. Noi abbiamo tutto, un secondo, due secondi, tre secondi, tutte quelle che sono le possibilità nella nostra piattaforma esistono, no? Questo perché dico? Perché è importante che si arrivi, no? Da un secondo fino a un mensile, perché no? Quindi noi analizziamo la volontà. Analizziamo una volontà che in realtà viene immessa sul mercato, quindi viene colpita dal mercato, a velocità della luce. Tu, Fabio, prima, se vuoi introdurre anche quel numero, no? Che abbiamo detto, che abbiamo anche analizzato, no? Noi parlavamo e abbiamo sempre sentito parlare del nanosecondo, però qua siamo scesi al di sotto del nanosecondo. Sì,
Allora, il nanosecondo, un nanosecondo matematicamente parlando è 1 per 10 alla meno 9, cioè un miliardesimo di secondo, che riguarda la velocità con cui vengono eseguite le operazioni in ultra high frequency trading. E poi l'altro termine che ho usato è il petaflop. Un petaflop è 1 milione di miliardi di operazioni matematiche al secondo. Il computer messo a disposizione da ENI, è il più prestante al mondo, raggiunge i 54 petaflop e sono quindi 54 milioni di miliardi di operazioni matematiche al secondo che a ENI serve per il suo business, per modellare, diciamo, per la modellazione molecolare. Scusate, non mi veniva il termine, era modellazione molecolare, sia per le nuove tecnologie che sta affrontando, come quello delle energie alternative, energia solare, piuttosto che la modellazione quando scava e va in profondità per estrarre greggio. Ecco, si avvale di queste, diciamo, unità di misura, di questi benchmark. Allora, non è reato pensare che questa modellazione si sposti anche sui mercati finanziari, che ha uno spirito di competitività sicuramente maggiore rispetto a quello dell'estrazione petrolifera. E quindi si ragiona in asimmetria informativa con queste unità di misura. E quindi c'è bisogno di conoscere il mercato in tutti i suoi aspetti. Quando ci si interroga perché non sono riuscito a concludere quell'operazione, il prezzo mi era entrato ma non mi è stato dato l'eseguito, perché qualcuno è stato più agile in termini di azione veloce e modellata matematicamente, magari è un algoritmo, anzi sicuramente è un algoritmo che porta a bordo altri algoritmi che Salvatore spiegherà adesso, che sono gli sniffer, che vanno a vedere i livelli superiori Vanno a fiutare quelli che sono i livelli e successivi, anticipato. diciamo. Ecco, questo è il mercato oggi. Fanno sempre le stesse cose, ma questo è il mercato oggi. Abbiamo diverse tipologie ovviamente di algoritmi. Gli algoritmi sono sia in high frequency che low frequency, sono sostanzialmente algoritmi che vanno a leggere, no? Come per esempio quello che spiegavo prima, cioè le macchine vanno a leggere altre macchine che cosa hanno inserito sopra quel determinato livello. Quindi mi piacerebbe che ognuno di voi si segnasse questi livelli e una volta attraversati, magari pensarci e dire, beh, effettivamente loro hanno letto un qualcosa, okay? Che è legato semplicemente a un numero, vedete? Qui praticamente non ci sono contratti scambiati che possono essere significativi per fermare, qualora ci passerà il prezzo da questi livelli, potrà fermare il movimento del DAX a rialzo. No, a noi non interessa il fattore tempo, cioè se lo farà fra una settimana, un mese o lo farà fra un minuto. Sappiamo però per certo che su questi livelli, quindi bisogna andare a fare volume picking, io questo termine lo utilizzerò fino ad annoiarvi, andare proprio nello specifico, andare a cercare il livello. Ma come vedete noi sui nostri grafici non abbiamo indicazioni di prezzo, ma abbiamo indicazioni di soldi. Questi sono soldi scambiati sul mercato. Noi andiamo a leggere dove non ci sono, dove ce ne sono, ma in termini numerici andiamo a leggere dove inseriscono, tolgono, con gli indicatori ovviamente di pressure e di speed addirittura, no? Quando devono velocizzare un'uscita o dare il là al mercato rialzista o ribassista, entrano fior fior di soldi, entrano macchine che fanno questo. Non a caso la città di Chicago, ma adesso c'è anche quella del New Jersey, poi mi riallaccio al tuo discorso, Fabio, che dicevi neanche di studi, beh, ci sono studi anche legati che io sto portando avanti legate alle microonde, alle microwaves, che sono sostanzialmente, poi andiamo anche oltre se volete, ci sono anche studi legati a scie chimiche, no?
molti aerei no name hanno lasciato nell'etere questo veniva soprattutto da una tecnica che viene utilizzata, una tecnica militare per la diciamo comunicazione, e quindi anche il trading è molto attento alla velocità. Considerate che ci sono paesi interi cablati, paesi interi pieni zeppi di server, Chicago e New Jersey in generale, la città di Chicago e una città del New Jersey Mauá è già fatta in questo modo, dove le latenze, no, il passaggio di questo flusso da A a B è molto molto breve. Quindi è importante anche questo fattore. Però qui entriamo un po' più nello specifico, nel tecnico. Io voglio stare un pochettino più in superficie, facendovi osservare quello che i mercati offrono sempre pasti abbondanti, come vedete, no? Cioè sia in su che in giù, e lasciano delle tracce. Noi l'abbiamo mappati, noi abbiamo i blocchi volumetrici che mappano un po' quelle che sono le aree che possono ovviamente fare pensare a una resistenza, per esempio a un supporto nella discesa. Sicuramente questi blocchi volumetrici fungeranno al primo passaggio come supporto, come dicevamo prima, come facevamo osservare prima, no? Tutta quell'area che ha fatto di 418-417 un'area di resistenza. Sopra la resistenza viene abolita sopra il livello 430, perché abbiamo visto che soldi non ce n'è, quindi queste resistenze man mano si creano durante la giornata, noi le andiamo a leggere, ma soprattutto andiamo a leggere quelli che sono le indicazioni del nostro indicatore, che al momento, questa convergenza ribassista, finirà nel momento in cui i denari inizieranno a prendere smalto, inizieranno a, diciamo, sovrastare le lettere, e in quel caso basterà poco. Quindi noi abbiamo sempre spiegato nel corso dei webinar che il mercato sano che sale è formato da denari che salgono e lettere che salgono. Il mercato sano al ribasso sono lettere che scendono e denari che scendono. Quindi andare a leggere nelle nostre indicazioni che c'è una lettera più bassa e un denaro più basso, il mercato è ribassista. Ma questo lo dice il mercato, non lo diciamo noi. Noi andiamo a leggere delle volontà. Salva, quindi abbiamo parlato di volontà. Prego. Salva, c'è una domanda a cui bisogna rispondere, diciamo, sì, immediatamente. Prego. No, si raffredda, ci trasportiamo degli equivoci. Allora, sì, ma questa è già un'operazione stop loss con rischio di 1 a 1 con 10 punti esclamativi. Penso si riferisse a quella che hai detto tu sul vuoto di volume sulla mirror. No, io rispondo con una frase che noi utilizziamo sempre e che abbiamo spiegato. Bisogna poi magari nel risentire questo webinar, chi lo riascolterà sentirà che le macchine devono leggere che cosa c'è sopra. Il nostro punto di riferimento sui breakout, perché di questo stiamo parlando alla fine, un breakout formato da un vuoto volumetrico, tendenzialmente dobbiamo dare spazio alla macchina al primo passaggio di leggere che cosa c'è sopra. Noi siamo bravi a individuare il vuoto volumetrico perché l'esperienza ci porta a valutare il vuoto volumetrico, ma, a parte che qui si veniva sopra un vuoto volumetrico, ma il passaggio, il primo passaggio è quasi sempre il reversal. Chi non vuole fare il reversal, che è corretto, lo può fare tranquillamente, però al primo passaggio, qualora ha un picco di ask importantissimo sul mercato, lo si fa al secondo passaggio, perché le macchine devono leggere al primo passaggio che cosa c'è. E nel webinar ho messo proprio questi numeri: 431, 432, 433. Io aggiungo anche il 434. Quindi in questo meccanismo le macchine hanno già letto questi quattro numeri e sanno che qui sopra non ci sono soldi. Tra l'altro, in una di graficamente, addirittura in alcune side del book non ci sono passaggi, non ci sono volumi scambiati. Questa è la nostra, ovviamente, disciplina, la nostra tecnica, che al primo passaggio noi stiamo fermi, attacchiamo il mercato al secondo passaggio. Il secondo passaggio, però, forse magari è scappato questo, ha fatto 429.
Quindi la rottura di 431, lo dico adesso, magari poi più avanti mi ricorderete per questo, pensateci anche perché noi faremo questo trade, questo è il nostro trade ovviamente, noi da 430 fino a 443, che era il target che noi ci siamo prefissati perché abbiamo pensato che possa essere interessante come trading andare a valutare questo vuoto volumetrico, lo vedete? Fino a 443,50, ma io dico anche che per i più avidi, e magari lo diventerò anch'io in quella fase, ma non c'è niente di male, punterò anche a un 444, a un 445. Perché dico questo? Perché non ci sono volumi importanti che possono fermare la salita in questo caso del DAX. Il successivo approdo di questo movimento rialzista, lo dico per esperienza, potrebbe addirittura arrivare a 464, quindi io mi segno questi livelli e poi vediamo magari nel prossimo webinar se il mercato li ha fatti e li ha fatti correttamente, perché vedete qui non ci sono soldi che possono fermare la nostra salita, quindi paradossalmente qui c'è un trade che va da 430 fino a 464, però sui breakout al primo colpo si sta fermi, differenza invece del primo colpo a livello di limit order. Cioè i limit order sono tutti quegli ordini che vengono ovviamente processati, che io consiglio sempre di inserirli proprio all'ultimo momento, dove si vedono dei supporti o delle resistenze. Per esempio queste, alla fine di un vuoto volumetrico, forniranno al primo passaggio, il 469 per esempio, il 470, forniranno una buona indicazione al primo colpo sell, perché andiamo a cogliere in un mercato rialzista di base, in quel caso sarà di fondo rialzista, andiamo a cogliere praticamente al primo passaggio dei sell con modalità, come ho sempre spiegato, in quel caso vanno bene anche i 5, 7, 9, 12 e 15 punti, anche 5, 7, perché stiamo lavorando al contrario del trend. Mentre sul breakout uno potrebbe anche beccarsi un punto, due punti di non esecuzione o di esecuzione in Vrost, per esempio. Sul sell limit invece no, sul sell limit tendenzialmente si va a colpire un certo tipo di liquidità che magari affronteremo nei prossimi webinar e vi spiegherò, vengono sostanzialmente riattivate determinate dinamiche legate proprio ai limit orders. Quindi io qui potrei al primo colpo pensare anche di andare a fare un trade reversal di breve. Reversal, lo ripeto, non è il reversal che da qui andiamo a 150, ma ovviamente su questi livelli possiamo anche pensarci. E voglio finire anche con questa parentesi facendo vedere quello che noi abbiamo fatto questa mattina, perché comunque è stata una mattinata abbastanza. Noi come ogni mattina dalle 6 in poi forniamo tutta la nostra operatività, ovviamente questa è la nostra operatività e non abbiamo la presunzione che chi utilizza la nostra piattaforma debba fare. Diamo delle analisi, no? Quindi abbiamo dato dei buy in intraday, per esempio sulla sterlina, che è 1,2496, 1,2516, 1,2506. Quindi qui c'è praticamente la nostra operatività sulla sterlina. Primo colpo abbiamo detto non si entra perché è un breakout, l'abbiamo detto, anche se entravate, comunque non è che soffrivate molto questo trade perché prendavate 4 punti di drawdown per poi arrivare addirittura a 0,6 in un battibaleno. Ma queste sono tutte dinamiche, ripeto, intraday che fanno le macchine, non facciamo noi. Successivamente abbiamo fatto anche un'altra operazione, i sell al momento sul DAX non sono entrati, abbiamo fatto il buy, 247,275, il secondo buy, 286,322, quindi tendenzialmente noi la giornata l'abbiamo fatta. Sull'euro ancora non è entrato il nostro sell, perché abbiamo un sell, e quindi ecco, noi lavoriamo così, soprattutto sui breakout, mi raccomando, non facciamo sostanzialmente il primo passaggio, aspettiamo il secondo. Nel merito invece dei nuovi livelli che si possono tranquillamente fare, ve li do, perché tanto siamo qui, no? Il primo sell che noi abbiamo è da 225, il secondo sell ce l'abbiamo da 145. Quali sono i target? Del 145 abbiamo un target 90, 0,90.
Invece del primo sell in intraday del DAX abbiamo 225,167. Qui noi abbiamo spiegato come fare tutti questi trade, perché questi vanno fatti con delle tecniche particolari che noi spieghiamo ovviamente a tutti i nostri utenti, qualora interessa, diciamo, questo tipo di operatività. Io con questo avrei terminato, Stella, quindi passo la parola a te o a Simone. Eccomi qua. Bene, io ringrazio tanto a te e Salvatore e Fabio, perché avete fatto un webinar, come al solito, molto 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 interessante. Dicevamo all'inizio di questo webinar che faremo il piano didattico, per cui ci sarà un appuntamento fisso con Wall Charts, e molte persone hanno chiesto come acquistare questa piattaforma o comunque come poterla avere. Allora, do qualche indicazione. Noi invieremo domani a tutti i partecipanti al webinar la registrazione di questo webinar e la convenzione promozionale che abbiamo per tutti voi utenti riservato, e quindi prezzi particolarmente vantaggiosi per poter avere questa piattaforma, che io ho sentito prima Salvatore dire che la differenza fra un trader istituzionale e un trader privato praticamente non c'è, ma il trader istituzionale ha una grande quantità di volumi da muovere, ma ha anche una piattaforma il trader istituzionale, certo, che è un strumento efficacissimo fra le mani di un trader, ma le piattaforme costano moltissimo. Qui ci troviamo davanti veramente all'evoluzione della piattaforma. Io conosco Wall Charts, ormai vi ho seguito in questi webinar, e anche ad un prezzo che è abbordabile, perché quella convenzione che abbiamo fatto con Wall Charts aiuterà molto anche il trader privato. Però tutte le informazioni ve le invieremo, quindi non voglio annoiarvi adesso ulteriormente. Ringrazio tutti i partecipanti, ringrazio Salvatore Scarano e Fabio Michettoni. E se non ci sono altre aggiunte da parte di Fabio, io saluto e auguro buona giornata a tutti. No, volevo rispondere velocissimamente a una domanda che, insomma, merita una risposta, perché è quella: che differenza c'è, per poca conoscenza della metodologia che presentate, la differenza che esiste tra vedere il prezzo delle candlestick, il volume è intrinseco e visibile nei grafici, e l'analisi con la vostra piattaforma. Adesso lì, vedere se è abituato a vedere il candlestick come candela di prezzo, noi in piattaforma abbiamo l'evoluzione volumetrica del candlestick, che è volume bars, ma comunque il volume bars è un tassello di un protocollo operativo, dove ogni candela è rappresentativa di una size volumetrica, no? Quindi si sgancia dall'asse tempo e porta con sé l'informazione volumetrica, perché ragionando su un settaggio di un S&P 500 a 7500 contratti, questi 7500 contratti li posso fare in 2 secondi piuttosto che in mezz'ora. Adesso ho estremizzato un attimo il concetto, quindi si sgancia dall'asse tempo proprio per questo fatto qua, e quindi meno tempo impiega a riempire una candela con 7500 contratti, e quindi c'è più effervescenza e più interesse da parte del mercato in quel preciso istante. Se invece si riferiva a un classico candlestick con osservazione dei volumi in verticale, come insomma andiamo osservando da 100 anni a questa parte, direi che il senso cambia completamente, perché l'analisi tecnica è un approccio, io sono socio professional SIAT, quindi mi sento anche diciamo deputato a dirlo questo, è un approccio di tipo diciamo analogico, cioè il segnale entra dentro un indicatore, sia fatto sulla prezzo, il 99% di questi sono fatti sul prezzo, o qualcuno sul volume tipo long balance volume, e dopo suggerisce un segnale che deve essere raccolto per operare, quindi c'è un ritardo, ci sono degli step. L'analisi volumetrica invece non so neanche come definirla, è di tipo, noi l'abbiamo definita di tipo contestuale, cioè il segnale che io rilevo dagli indicatori di pressione
di velocità e di accelerazione o di coagulo volumetrico sono quelli generati nel momento in cui il flusso arriva a mercato. Oltre che poi conoscere tipizzato, flusso tipizzato vuol dire sapere se quel tick che passa colpisce un bid o colpisce un ask. È essenziale per l'operatore capirlo questo, no? Ecco, quindi l'analisi volumetrica dà quelle informazioni, non dà un dato che entra in un algoritmo e genera un segnale, no, dà un'informazione. Ovviamente noi andiamo sempre a dire, metaforicamente parlando, è come su un manto innevato, le zampette della lepre, io le vedo quando le lascia. Ecco, questo è quello che fanno i grossi operatori, lasciano delle tracce. Sul prezzo non esiste lasciare traccia, può essere manipolato. Le bear trap o le bull trap sono proprio lì a dirci che può essere manipolata una situazione creando aspettative e poi si verifica tutto, diciamo, l'opposto. Il volume no, il volume io lo vedo, perché comunque passa tutto sul mercato, vengono emessi in timestamp, no? Quando escono gli eseguiti che voi vedete un apprezzo, ma in realtà a noi interessa il volume, il bid e l'ask. Quello a noi interessa, non ci interessa il prezzo, quindi osservare il volume dà un significato tutto nuovo a approcciare i mercati con questa informazione. Ecco, e comunque poi anche nelle prossime occasioni avremo modo di rispondere in maniera un po' più esaustiva anche in termini. Io ringrazio ovviamente tutti i partecipanti, vi ricordo, come ha già fatto Stella, che riceverete la registrazione di questo webinar, quindi vi ringrazio per aver partecipato e ringrazio Fabio Michettoni e Salvatore Scarano di Volcharts per aver organizzato con noi questo webinar e vi auguriamo buona giornata. Grazie a tutti. Grazie a te Simone e grazie a tutti voi che ci avete ascoltato. Buona giornata e buon trading.